Allora, amore, ti sta piacendo qui? È tutto bellissimo. Una serata splendida. Già, è tutto perfetto. Sì. Ora, scusami, ma vado un attimo in bagno. Che bella che è. Sono davvero così fortunato di averla conosciuta. È così dolce, elegante, sensuale. Chissà cosa starà facendo adesso. Forse si starà rendendo ancora più bella. Mamma mia, che cagata! Peggio di un parto. Amore, mai visto in che posto ti ho portata? È bellissimo, davvero. Questo ristorante è clamoroso. Pensa che la specialità è il pesce, arriva tutti i giorni freschissimo. E lo chef è un artista che riesce a combinare sapori e gusti diversi. Mamma mia, un fenomeno. Fantastico. E il bello è proprio poter degustare piatti così diversi, così armonici. Sapete già, ragazzi? Ah, certo. Allora, vediamo un attimo. Per me, crudite di mare. Poi ostrica destrutturata, gnocchetti di baccalà, tartufi di mare e trancio di ricciola in crosta di pistacchi. Per lei, madame? Verdure grigliate. Basta così? Sì, grazie. Ma... Amore, sono a dieta. Ma vai a fango! Come sei elegante. Grazie. È che questi posti mi mettono un po' a disagio, non sono abituata. No, ma figurati, guarda, sei perfetto. Signori, ecco voi. Grazie. Oddio, che ansia. Cosa? No, è che io ho un piccolo problema col cibo. Mi chiamano sbrodolina. Guarda, ma figurati, non devi farti problemi con me. Puoi mangiare come meglio preferisci. Davvero? Certo. Ok. Buona. Madonna. Sta pasta. Tu che sbrodolina. Mi sembri un bel cinghiale. Dai, ma che schifo. Ma contieniti. Sì, per me poi un tagliere di salumi e un raviolo al salmone. Perfetto. E da bere cosa vi porto? Cosa facciamo? Prendiamo una bottiglia? Ma sì, dai! Cin cin. Buono, vero? Buonissimo. Come sono ubriaca. Ma come ubriaca? Ma sei bevuto un bicchiere? Tutto bene, signori? Ma che bel pelatone! Fate slacciare la camicia! Come desidera, madame. Ma cosa fai? E lei se la fa slacciare? Oh, ma qua siamo pazzi! Ma siamo pazzi o che cosa? Oh, ma giù le mani! Sporcacciona ad una sporcacciona! E tu? Occhio, che se tocchi ancora la mia fidanzata, ti faccio pelato! Sono già pelato. Ti porto a fare il trapianto, ti ci faccio affezionare e poi te li strappo uno per uno. Hai capito? Cosa fa sta cretina? E allora, amore mio, ti è piaciuta la cena qui? Location mi piace. Voto 10. Ma come ti sei conto? Ma cosa sei, Tony Stark, col pizzetto e la barba? Tutto bene, signori, porto il conto? Sì, grazie. È vero che siamo qui da 2 ore, ma chiedere al cliente se vuole il conto? Non ci siamo. Ma con chi stai parlando, scusami? Ecco il conto, signori. Grazie. Scusi, che stasera un po'. È arrivato il conto. Ristoratori. Ma ristoratori chi? Che stiamo qua solo io e te, ristoratori chi? Secondo voi? Quanto abbiamo speso? Tu sei la madre incredibile di tutte le cerebrolese dell'universo! Ristoratori, nulla è deciso, perché il mio voto potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Qui abbiamo il nome del vincitore, ma per scoprire chi è, dovete salire.
ma ti faccio salire io. E dove? In ambulanza, pazza furiosa che non sei altro. Mamma mia, che fame oggi. Mangio tutto il ristorante. Ecco a voi, signori. Grazie. Grazie. Basta, sono piena. Come, scusa? Sono piena. Ma se ne hai mangiato uno? Ma lo sai che lo spaghetto riempie? Ma lo sai che sei una demente? Vero che mi aiuta a finirli? No, amore, però non è possibile. Ho fame. E poi devo sempre finire tutto io. E dai, aiutami. E aiutami. Per colpa tua sto diventando un ciccione. Ma no, ma cosa dici? Sei perfetto. Sì, per il macello. Cioè, dai, guarda, c'ho anche le zinne. Tesoro, io devo andare un attimo di là a fare una chiamata di lavoro. Se passa il cameriere mi prendi un filetto di manzo con le patate e poi bevo di vino, prendi quello che ti piace. Arrivo subito. Ok, va bene. Fatto. Ordinato, amore? Sì, tesoro, tranquillo. Vedrai che vino ho preso, deve essere buonissimo. Ah, cos'hai preso? Un prosecchino? Sì, in realtà volevo prendere il prosecco, poi ho visto questa bottiglia particolare e non ho resistito. Quale bottiglia? Questa. Ma tu sei pazza, ma tu sei malata, ma tu sei disturbata nel cervello. Ma amore, guarda che invecchiata è. Ma ti invecchio io, adesso annullo l'ordine. Non ci provare neanche, capito? Che facciamo il figure. Signori, cavaliere del 1932. Sì, guardi, c'è stato un... Oh! Prego, apra pure. E adesso come pago? Com'è che pago io? Lavora schiavo! Madonna. Ciao ragazzi, sono Mandela, se questa sera quando vai al ristorante con la tua fidanzata. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, arriviamo a 150.000 like per un nuovo video. Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche quest'oggi. E ragazzi, fateci sapere nei commenti se siete single e fidanzati, perché comunque Jacopo Malatti cerca moglie sempre. Mettiamo gli annunci e ci vediamo prestissimo. Io cerco cane invece, qualcuno dà un cane. E noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e un saluto pantegliano a tutti. Se volete questo punto del video commentate con Sbrodolina.